Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi parliamo di news per quello che riguarda il nostro Fortnite. News molto molto interessanti, ragazzi. Come sapete, oramai Fortnite sta prendendo seriamente sempre di più il predominio anche in posti, in ambienti, in console che si diceva fosse impossibile che potesse arrivare. È il caso ovviamente di Nintendo Switch. Come abbiamo già detto negli scorsi video precedenti, il colosso Nintendo difficilmente accettava giochi che venivano prodotti da altre parti o comunque che si, come dire, che potessero essere associati alla propria console pur non dando al 100% la possibilità di scelta all'azienda Nintendo. Basti solamente pensare che l'influenza di Fortnite è stata talmente grande che ha permesso nel giro di meno di 30 giorni agli sviluppatori di preparare, modificare e portare su Switch il loro videogioco. Se pensiamo che tutti noi possessori di Android è da l'alba dei tempi che stiamo aspettando che esca sul nostro dispositivo mobile, ci possiamo fare due domande per capire quanta influenza abbia Nintendo e quanto importante sia veramente diventato Fortnite. Abbiamo visto un sacco di novità e ne stiamo vedendo ogni giorno sempre di nuove. Abbiamo visto i tornei esports che stanno per incominciare e che sicuramente prenderanno anche tappe italiane, portando così Fortnite ai vertici mondiali e soprattutto storici per quello che riguarda la videoludica mondiale di sempre. Stiamo parlando di cifre da record, come vi ricordate benissimo, i 100 milioni di dollari stanziati direttamente da Epic Games da spalmare nel corso di un anno per gli eventi eSports, o il torneo da 3 milioni di dollari, o il torneo che fanno ogni venerdì, non so se lo conoscete, dove mettono in palio tipo 50.000 dollari e invitano gli streamer a scontrarsi tra di loro. Sono sempre partite non avendo però non utilizzando server privati, lo fanno, ma lo fanno nei server pubblici. Poi vi spiegherò bene come cacchio funziona anche questa cosa qua del torneo che ho letto ieri. Voglio però parlarvi oggi, ragazzi, di una cosa molto carina che potrebbe far piacere anche, soprattutto ai collezionisti che amano avere le loro console griffate, chiamiamolo così, con i loro videogiochi preferiti. Ed è proprio il caso, ragazzi, di PlayStation, la console più venduta al mondo. PS4, ovviamente lo sapete di già, è pronto il 16 luglio un bundle con Fortnite. Guardate che oggettino, raga, guardate che oggettino potremmo trovare nei negozi dal 16 luglio. Questo, ragazzi, questa è una figata, perché è la PlayStation 4 da 1 TB con il videogioco Fortnite fisico, quindi c'è un disco di Fortnite, lo si avrà in mano. Oltre a questo, avremo Salva il Mondo incluso, quindi chi acquista il bundle avrà dentro anche Salva il Mondo versione full, ovviamente, quindi vi sparate i V-Buck anche da lì, e ci sarà addirittura un mega pack leggendario esclusivo di questo bombarolo, che l'hanno chiamato bombarolo, ma non mi ricordo bene il secondo aggettivo che gli avevano messo. La PlayStation, ovviamente, ragazzi, non sarà griffata, credo rimarrà nera. La scatola invece porterà per sempre nei vostri ricordi uno dei videogiochi che ha fatto in meno di un anno e mezzo la storia nella videoludica mondiale. Questa, ragazzi, era una news che è bella bella fresca, fresca fresca. Non sappiamo ancora il prezzo di questo bundle, non ci aspettiamo che costi esageratamente, ma secondo me il 300, 50, 350 dovrete più o meno cacciarli, diciamo, se volete. Di certo, ragazzi, è un ottimo modo anche per Sony di rialzare le vendite della propria console. Oramai PlayStation 4
è stata veramente stravenduta in tutto il mondo, ma perché perderci così prima dell'arrivo di PlayStation 5? Rimandiamo l'ultimo colpo grosso facendo il mega bundle con Fortnite, e ci sta veramente tanto, è bella da vedere per i collezionisti anche dell'armadietto di Fortnite, è una figata avere una skin esclusivissima solo per voi. E quindi, se avete la disponibilità, il mio consiglio è assolutamente acquistatela. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video, vi ricordo un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, un bel like, ve l'ho appena detto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo stasera in live con i fans. Ciao!